Buongiorno ragazzi e benvenuti sul canale di Lost Space Project. È finalmente arrivato il momento della super mega classifica Taizen. Ben 34 posizioni per classificare altrettanti personaggi che ovviamente sono tutti quelli a cui l'enciclopedia approvata dal maestro Kurumada ha assegnato delle fighting ability fra Cavalieri di Atena, Marine e Spectre. Prima precisazione, essendo 34 posizioni, dividerò la classifica in 3 video, quindi mi raccomando guardateli tutti e 3 per capire il senso della classifica stessa. Seconda precisazione, non è una mia personale classifica, ma è stilata solo ed esclusivamente secondo i punti ed i giudizi assegnati dalla Taizen stessa. Detto questo, bando alle ciance e iniziamo subito. 34esima posizione, Tethys di Mermaid. Quindi la prima fra i Marine, sappiamo che non è una guerriera, con i suoi 11 punti, Tethys si classifica all'ultimo posto. Alla 33esima posizione, troviamo Shaina, ovvero tradotta Tisifone, sempre con 11 punti, quindi paragonata a Tethys, però la metto un posto avanti per il semplice motivo che Tethys è stata sconfitta proprio da Shaina e quindi Shaina ha dimostrato superiorità rispetto alla Marine. E inoltre Shaina è una guerriera a tutti gli effetti, mentre Tethys no. 32esima posizione, ragazzi, Aioria del Leone. Il primo cavaliere d'oro è nelle ultime posizioni, dietro a un sacco di personaggi, anche alcuni improbabili, nel senso che nessuno avrebbe mai detto che Aioria potesse essere più debole di loro. Mentre la Taizen, appunto, assegna ad Aioria 12 punti, quindi lo pone come un cavaliere effettivamente molto debole. Strano, ma vero, purtroppo, ragazzi, è così. Ripeto, non sono mie considerazioni personali, ma è tutto preso esclusivamente dalla Taizen. Alla 31esima posizione, Marin dell'Aquila, ovvero Castaglia, che con 14 punti si posiziona davanti ad Aioria. Secondo la Taizen, a livello di fighting ability, in uno scontro fra Marin ed Aioria, quest'ultima avrebbe la meglio. Secondo me è una cagata pazzesca, ma ragazzi, questo è. 30esima posizione, Isaac del Kraken. Isaac del Kraken totalizza 14 punti ed è il secondo Marine che vediamo in classifica, ma presto ne vedremo tanti altri, visto che i loro valori sono tutti abbastanza vicini. Al 29esimo posto, Yoga, il nostro Crystal, con 14 punti, quindi gli stessi di Isaac del Kraken, si posiziona però al 29esimo posto, quindi lo metto un gradino sopra, proprio perché, così come per Shaina e Tethys, Yoga ha sconfitto Isaac, quindi pur avendo pari punti, ho deciso di metterlo un gradino sopra. Alla 28esima posizione, Kaisa di Limnades, Kaisa della Salamandra, il terzo generale degli abissi che vediamo in questa classifica, totalizza 15 punti. La Taizen lo descrive come il generale degli abissi più terrificante di tutti. In realtà questo poi non viene tradotto nei punteggi che gli vengono assegnati. Quindi diciamo che, pur essendo a pari punti con altri generali Marine, ho deciso di metterlo all'ultimo posto. Alla 27esima posizione, Krishna di Crisaeore, un altro generale degli abissi che totalizza 15 punti. Ho deciso di metterlo davanti a Kaisa perché effettivamente vediamo che
a livello di combattimento è molto più performante di lui e dà molto più filo da torcere al suo avversario, che in questo caso è Sirio, che poi comunque lo sconfiggerà. Al 26esimo posto Siren di Sorrento. Ragazzi, sì, la Taizen, secondo la Taizen, Siren di Sorrento è non arriva, diciamo, ai livelli di un cavaliere d'oro di fascia media. Pur avendo visto che è in grado di sconfiggere Aldebaran, pur avendo visto che è in grado di dare del filo da torcere a chiunque, e pur essendo un musico, secondo la Taizen le fighting ability di Sorrento non sono poi così stratosferiche. Alla 25esima posizione, ragazzi, il nostro secondo cavaliere di bronzo di questa classifica, ovvero Shun di Andromeda, che con i suoi 15 punti totalizza e diciamo pareggia con altri generali degli Abissi e con lo stesso Siren di Sorrento, e lo mette anche come secondo che vediamo tra i nostri cavalieri di bronzo leggendari. Sappiamo che comunque il suo carattere gentile, per quanto lui abbia un potenziale enorme, diciamo non lo rende certo un combattente perfetto, per quanto comunque la sua nebulosa di Andromeda sia sicuramente una delle tecniche più devastanti, non solo fra i cavalieri di bronzo. Alla 24esima posizione Shiryu, ovvero il nostro Sirio del Dragone, sempre con 15 punti, ragazzi. Beh, che dire, Shiryu sicuramente è uno dei cavalieri di bronzo tra i più forti, è uno dei cavalieri di bronzo principali, quindi leggendari, dimostra il suo valore, anzi mi sembra quasi strano vederlo così basso in classifica, però diciamo che adesso comunque i cavalieri cominciano a farsi sempre più forti mano a mano che le posizioni di questa classifica vengono scalate, quindi è chiaro che posizione più, posizione meno, il range sia questo. Sopra Sirio troviamo alla 23esima posizione Bayan di Seahorse, un altro generale degli Abissi e il primo a totalizzare 16 punti. 16 punti che comunque non sono male, perché lo pongono più o meno a livello di un cavaliere d'oro di fascia medio-bassa. Mi fa strano vederlo sopra Sorrento, eppure è così. Davanti a Bayan di Seahorse, ragazzi, quindi alla 22esima posizione, Seiya, ovvero il nostro Pegasus, il protagonista con i suoi 16 punti. Diciamo che si guadagna la 22esima posizione e l'ho messo davanti a Bayan del Cavallo del Mare per il semplice motivo che, come avete già visto con altri personaggi, avendolo lui sconfitto, credo che sia giusto dargli una posizione in più. Che dire, secondo me come posizione per Pegasus ci può anche stare, considerando che i cavalieri che vengono dopo iniziano ad essere veramente ostici. Primo della prima parte della classifica, quindi alla 21esima posizione, Aldebaran del Toro. Ha gli stessi punti di Pegasus, 16. Ho deciso di metterlo avanti a Pegasus, primo perché è un cavaliere d'oro e secondo perché nella battaglia famosissima fra lui e Seiya, a parte che Seiya è comunque stato spronato dalla visione di Atena, dalla visione di Castalia e si è rialzato, ma comunque in realtà non lo sconfigge, è Aldebaran che, dopo che Pegasus gli ha tagliato il corno dell'armatura, decide di fermarsi e di farlo passare, perché il suo è un voler mettere alla prova il bronzino. Quindi non possiamo effettivamente essere certi che un Seiya avrebbe sconfitto Aldebaran in uno scontro serio. E probabilmente Aldebaran, se avesse fatto sul serio fin dall'inizio, Pegasus magari sarebbe stato distrutto molto prima di quanto non sia successo. Quindi ho deciso di metterlo al 21esimo posto.
La prima parte della classifica, ragazzi, termina qui. Domani andiamo avanti con la seconda parte. Ciao ragazzi!